prestigiosa come ATAC, siete indegni di gestire un'azienda di una capitale come Roma, siete voi che siete inadeguati, i lavoratori sono incazzati, i cittadini sono incazzati, gli unici calmi siete voi, perché non rischiate il vostro culo, non rischiate la vostra... Siamo qui come lavoratori aderenti all'Unione Sindacale di Base, l'unico sindacato insieme all'Orsa a non aver firmato il piano industriale, anzi siamo gli unici che abbiamo presentato una proposta alternativa alla quale l'azienda ci ha riso in faccia, non ha neanche presa in considerazione. Questa proposta alternativa indicavamo i punti dove andare a risparmiare i soldi che loro vorrebbero recuperare dall'aumento di produttività dai macchinisti, gli autisti e gli operai. Ovviamente quando si tratta di tagli ai dirigenti, quando si parla di tagli ai premi dei dirigenti, ovviamente questo a loro non è piaciuto. Noi continuiamo su questa battaglia, siamo ben contenti oggi di aver coinvolto anche i cittadini e gli studenti che insieme ai lavoratori pagano praticamente questa gestione dissennata delle aziende pubbliche. E siamo venuti qua per ricordare che queste aziende sono dei lavoratori e dei cittadini, non sono di proprietà né del sindaco Alemanno adesso e né di qualsiasi altro sindaco verrà poi in futuro. Queste sono solo ed esclusivamente dei cittadini e nessuno ce le può fare. Noi da oggi diciamo che è giusto non pagare più il biglietto, è giusto.